Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci. Affiliato TSS Group per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Gran finale in notturna per l'edizione 2015 del Carnevale di Porto Azzurro. Stavolta il tempo è stato clemente, non ha impedito lo svolgimento della manifestazione che all'Elba per tradizione appartiene alla piazza Longonese. Quella di sabato 28 febbraio è stata una bella serata, impreziosita dalla sfilata dei carri allegorici, allestiti anche quest'anno con cura e dedizione dalle associazioni e dalle scuole del paese. Il clima di festa e di allegria ha animato Porto Azzurro, rievocando degnamente le edizioni del passato, e poi le maschere, indiscusse protagoniste della serata, hanno portato allegria e colore alla festa. Il tutto accompagnato dalla musica e dai ballerini di Salsando. A chiusura dell'evento poi la proclamazione delle maschere vincitrici del secondo premio Franca Maria Pesciatini, concorso ideato dalla Fondazione Pat's Evans in collaborazione con il Comune di Porto Azzurro. Un riconoscimento nato per ricordare una persona importante del carnevale che dedicava intere giornate alla preparazione delle maschere da indossare durante le serate danzanti. La signora Pesciatini inoltre ha lasciato in eredità al paese il famoso brano Carnevale a Porto Azzurro. Il sindaco Luca Simoni e Paolo Pesciatini, figlio della signora, hanno premiato sul palco le tre mascherine vincitrici con una targa ricordo.